Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi sono qua là per parlarvi di un esercizio di mobilità molto molto comune che, se inserito nel contesto giusto e utilizzato, può dare molti benefici, se no può dare un effetto catastrofico. E vi voglio dare un parallelismo all'interno di una disciplina che è quella della pole dance. Per un breve periodo ho avuto modo di rimanere nel mondo, a contatto col mondo della pole dance, mentre aiutavo Luisa Peruzzi, che se cercate su internet è una scuola di pole dance, è giudice ed è abbastanza popolare in quello che è il suo mondo. E confrontandomi con lei, quello che era successo è che effettivamente, in concomitanza di alcuni esercizi, si realizzavano sempre le stesse problematiche. Quindi adesso vi voglio far vedere l'esercizio di cui parlo e dopo vi spiego anche perché secondo me ha dei pregi, ma anche de de delle grosse problematiche, ok? Quindi l'esercizio è questo, che tendenzialmente nel mondo della ginnastica in inglese viene chiamato l'inverted pike pull, come potete vedere qua. Quindi praticamente di fatto è un esercizio di compressione dinamica, dove da questa posizione poi si torna su. Crea uno stretch molto importante in proporzione a quale parte del piede appoggiate. Se voi appoggiate solamente la pianta del piede e non la punta, in questo modo i plantari non vengono sollecitati particolarmente e quindi lo stiramento che percepite sulla catena cinetica posteriore è minore. Ora, la quantità di stretching che voi andate a percepire sulla catena cinetica posteriore degli arti inferiori è proporzionale tendenzialmente a come è distribuita tutta l'elasticità nella catena cinetica posteriore, perché se una zona è molto mobile, tendenzialmente, se una zona è poco mobile, il corpo andrà a scaricare sulla zona che è meno mobile. Il grosso problema, dal mio punto di vista, in questo esercizio è legato al fatto che quando lo si esegue non si dovrebbe pensare a salire eccessivamente tirando con i gomiti o tirando con le braccia. Per esempio, questo ragazzo qua nella parte finale tende a tirare con le braccia. Io non sono molto a favore, nel senso che dopo lì si fa una negativa con un carico elevato e con una leva molto importante sul bicipite, che non è mai il top. E ve lo dico perché questo errore qua lo facevo anch'io e mi si erano infiammati ovviamente i tendini dei bicipiti, parliamo di una decina di anni fa. E il grosso del lavoro durante la fase di rallentamento, le persone non se ne accorgono, ma lo fanno con gli arti inferiori. Quindi voi non fate altro che pensare a spingere con gli estensori dell'anca per cercare di frenare la caduta. Quindi, se il ginocchio è completamente esteso, voi state utilizzando due freni: uno il gluteo e due il capolungo del femorale. Ora, piccolo insegnamento che si trae dalla pole dance. Diverse ragazze che facevano pole dance e che ho avuto modo di seguire io anche diversi anni fa, lamentavano durante l'esecuzione di questo movimento o in seguito al palo, dove una gamba viene mantenuta sul palo e l'altra viene portata in split, lamentavano fastidio al capolungo del femorale. E qui, come vi ho detto, è l'unico freno che voi avete. Non solo è un freno, ma è un freno che lavora in negativa con una leva non banale, e soprattutto viene poi mantenuto in isometria, in massimo stiramento, per poi, dalla posizione di massimo stiramento, si riporta sul sedere e quindi si esegue un accorciamento. Quindi quello che abbiamo capito anche un po' dal mondo del bodybuilding, ma dalla letteratura, è che le eccentriche, che sono poi seguite da isometrie nel punto di massimo stiramento, creano un elevato stress a livello dei tessuti, principalmente quello dei tessuti connettivi. Cioè, vi basta pensare che quando si fa la rondine o la croce, se non siete condizionati, si strappa il tendine del bicipite. Cosa sono? Sono isometrie nel punto di massimo stiramento. Qua, ragazzi, è la stessa identica cosa. Quindi quello che vi posso dire io è che è un ottimo esercizio, però subisce il grosso problema che se le componenti tendine e connettive, principalmente del capolungo del femorale, non sono già sufficientemente adattate, rischiate seriamente di infiammare il capolungo. E il problema è che il capolungo è un muscolo posturale. Se voi lo infiammate, poi non ve ne liberate più. Cioè, io ho avuto allieve che hanno dovuto smettere completamente di fare lavori per le gambe perché si era infiammato il capolungo del femorale facendo questo esercizio. È lì, a un certo punto la paghi, e ti darà fastidio anche camminando. Quindi
lì non sarà veramente semplice, è proprio una problematica da evitare, un po' come l'epitrocolite, vanno evitate come la peste. Quindi il consiglio mio qual è? O questo tipo di movimenti li andate a fare con una leva leggermente diversa, che può voler dire per esempio scendo in basso con le ginocchia flesse, quindi sedere a rimare in alto, poi mi vado a capovolgere in questa posizione e poi torno su ginocchia flesse, quindi il movimento di negativa sul capolungo del bicipite è fatto solo parzialmente, oppure vado ad aggiustare per esempio una loop band dietro la bassa schiena, in questo modo, che giri qua in questo modo, così che mi dia un po' di assistenza, oppure, che è la cosa più sensata, fate un lavoro di preparazione graduale con degli esercizi specifici per il capolungo del femorale. Quindi, per esempio, le iperestensioni vanno benissimo, gli stacchi a gambe tese o gli stacchi a gambe semiflesse vanno ugualmente bene. Poi cercate sempre di fare una preparazione che ci assomigli. Quindi, se questo lavoro è fatto con le ginocchia, con ginocchia completamente stese, magari fare un lavoro come gli stacchi a gambe tese può essere un'idea un pochino più specifica. Ecco, poi tenete sempre conto che c'è sempre un'assistenza un po' del gluteo, quindi glutei forti e femorali forti nei movimenti di estensione dell'anca vi permettono di prevenire grosse problematiche in esercizi come questo o derivanti da esercizi come questo. Spero che l'abbiate trovato interessante. Adesso, se volete farlo, usate delle fascette per evitare di piantare la testa per terra e noi ci vediamo al prossimo video.